un'implementazione tecnologica, un mammografo digitale, ci permette di studiare la mammella in maniera più dettagliata, perché vengono effettuate degli strati sottili del parenchima mammario che permettono di eliminare l'effetto del mascheramento anatomico, perché la mammografia digitale valuta tutto l'insieme, mentre la tomosintesi ne valuta degli strati come le scansioni della TC. Pertanto che cosa si riesce a vedere? Si riesce a vedere che le lesioni che possono essere dubbie nell'esame mammografico delineano meglio i margini, fanno vedere la forma, fanno vedere la luminosità delle calcificazioni, e questo ci permette a noi radiologi, che proprio si basano su queste caratteristiche, la discriminante tra lesioni maligne e benigne, ci permette di fare una diagnosi presuntiva per poi approfondire ulteriormente l'esame con biopsie o con risonanza magnetica.